Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del Sagittario. Andiamo a vedere come sarà questo mese di dicembre 2022, ma soprattutto andiamo a vedere quali sono i potenziali a cui andiamo ad adempiere in questo mese nel raggiungimento dei nostri scopi, dei nostri più grandi ideali, dei nostri obiettivi. Lo dico per le ragazze nuove e i ragazzi nuovi, questa è una scuola iniziatica volta al perfezionamento di te. E quindi invito a studiare contenuti che metto nelle mie playlist L'arte del vivere e risvegliare la coscienza affinché possiate andare ad implementare l'energia che leggono i tarocchi verso il vostro massimo successo. Quindi partiamo subito per le mie ragazze, ragazzi del Sagittario. Andiamo a vedere quale porta si apre in questo mese, come ci dobbiamo comportare in base alla porta del nostro destino in questo mese per adempiere al massimo successo. Vediamo. Sole o ascendente? Sole o ascendente? Soprattutto sole ascendente. Poi per approfondimenti anche luna e venere, soprattutto sole ascendente. Allora, vediamo. E vediamoci un po' la porta, vediamo qual è la porta. Giano, quindi c'è un momento di grande trasformazione. Giano è portatore di nuovi inizi, una fase nuova della vostra vita in cui avete trovato le chiavi di un vostro successo. Sia in termini lavorativi che in termini relazionali, Giano ci porta delle notizie che sono predisposte a un nuovo inizio. Adesso ci leggiamo Giano. E andiamo a vedere da applicarlo ai vari ambiti. 4. Allora, nuovo inizio, anche un po' di conflitto, rinnovamento, rinascita, scelte importanti, novità. Giano rappresenta il dio di tutti gli inizi. La carta indica un nuovo ciclo, un nuovo inizio. Allora, possiamo star certi che... Scusate un attimo, c'è... un moscerino. Allora, possiamo star certi che si tratta di una novità particolarmente significativa per te rispetto a un quesito magari che stavi aspettando da un po'. Ti puoi aspettare un nuovo periodo della tua vita che può tradursi in un nuovo lavoro, in una relazione sentimentale, un'opportunità in attesa o anche semplicemente una fase diversa. Anche a livello spirituale, in termini di atteggiamenti tuoi, un approccio nuovo e più fresco alla vita o a determinati problemi, una determinata presa di coscienza nuova, una vera e propria rinascita. La carta può anche rappresentare una figura maschile da cui può dipendere l'esito di un tale quesito, una figura importante che domina la situazione. Qualcuno che probabilmente aveva un'influenza decisiva già nel passato del consultante, cioè tuo, e che continuerà a esercitarla anche in futuro. Può essere un padre, un marito, un fidanzato, un amico molto stretto. Allora, il consiglio è: ogni inizio è una porta che si apre sul futuro. Accoglilo come una benedizione. Ragazze e ragazze, là mi arriva già che ci sono ovviamente nuovi inizi in tutti i campi, in termini sia lavorativi che relazionali. Qua c'è Giano con la chiave, avete gli strumenti spirituali, avete la chiave delle vostre porte. Se avete un problema specifico, in questo mese hai le chiavi della soluzione. Si presenteranno anche nuovi incontri, nuove opportunità lavorative o relazionali. Se avevi un problema con qualcuno o delle situazioni da risolvere con una persona specifica, si risolvono in questo mese, va bene? Quindi nuovi inizi. Allora, ci andiamo a fare l'io realizzato per avere un comune denominatore. Andiamo a vedere quindi a che cosa equivale quella chiave, cos'è che prima ti ha impedito di avere quella chiave, ok? Quindi cosa ti ha impedito di essere davvero te stessa fino, o te stesso fino a questo momento? E andiamo a vedere qual è il destino da realizzare in questo mese grazie a questo nuovo inizio. A cosa concerne questo nuovo inizio? Vediamo. Cosa ti ha impedito di essere te stessa? Con quali mezzi ti puoi liberare? Quali azioni vai a intraprendere per arrivare a quale trasformazione? E qual è il destino da realizzare? Vediamo. Allora, cosa ti ha impedito?
Qua c'è la giustizia al negativo. Allora significa che non sono state fatte le cose giuste. Tu non hai seguito il tuo bene supremo. Oppure laddove tu l'hai seguito non hai visto giustizia ancora. Giustizia verrà fatta laddove non c'è stata. Se ci sono alcune aree della tua vita laddove la giustizia non è stata fatta, viene ripristinata la giustizia. Le cose qua devono essere fatte in funzione delle parole, la parola della spada, l'asso di spade. La parola deve essere conforme ai dettami del cuore, la bilancia sta sul cuore, va bene? Quindi pensieri, parole, azioni volti al massimo bene tuo e del prossimo. Io ottengo sempre tutto ciò che è mio per diritto divino. Questa è la mia nuova realtà, punto e basta. Laddove ci sono state, non c'erano delle cause andate male, viene ripristinato un equilibrio, c'è un nuovo inizio. Andiamo a vedere con quali mezzi ci liberiamo. Ragazze mie, c'è la torre, era al contrario, però io la prendo a dritto in questo caso. Vabbè, la leggiamo in entrambi i casi. Ragazze, qua scoppia qualcosa. Perché con quali mezzi puoi liberarti? La torre presagisce la fuoriuscita della verità, la distruzione di vecchi credo, anche distruzione sul piano della realtà 3D di una realtà che non sussiste più, non può, non ha solide radici, non ha solide fondamenta. Alla sezione con quali mezzi tu puoi liberarti, devi far uscire tutto. Qual è la verità del tuo cuore? Che mi sta in negativo la giustizia. Cos'è per te il tuo massimo bene supremo? Molte di voi ci sono già arrivate. Con quali mezzi puoi liberarti? Devi far uscire tutto questo, anche se questo comporta una distruzione sul piano della 3D di qualcosa, di un rapporto, di qualcosa. Il tuo bene supremo devi seguire. O comunque, la Torre ci parla della fuoriuscita dalla zona comfort. È chiaro? Cioè l'uscita dalla zona comfort, distruzione del vecchio, uscita dalla zona comfort. Con quali mezzi puoi liberarti? Vediamo per intraprendere quale azione. Sì, riportare l'ordine. L'imperatore. Tu mi devi riportare l'ordine nella realtà 3D, distruggendo quello che non serve, seguendo il tuo bene supremo. Vedi in quale area della tua vita ti risuona questa cosa, perché poi va a effetto domino sulle altre aree della tua vita. Mi spiego? Riportare l'ordine. Vediamo per arrivare a quale trasformazione. Il diavolo. Un corretto utilizzo del potere, ragazzi. Per arrivare a quale trasformazione è un corretto equilibrio del potere. Dare il giusto credito alle cose materiali, così come alle cose spirituali. Ricordiamo che la materia è espressione dello spirito. Ogni cosa nella materia è espressione dello spirito. Quindi qua tu vai a recidere i legami, gli attaccamenti anche tossici che hai avuto fino a questo momento. Nuovi inizi rispetto a dei legami, degli attaccamenti in cui ti sentivi costretta, in cui sentivi una dipendenza. Per arrivare a quale trasformazione? La fuoriuscita, riprendi il controllo della tua vita, l'ordine, dalla dipendenza. Questa è una dipendenza economica da un marito, una dipendenza economica da qualcosa, una dipendenza emotiva, una dipendenza. Tu mi recidi la dipendenza con questo nuovo inizio. Ci possono essere degli scontri che ti portano a riprendere l'ordine e a recidere una dipendenza. Perché stai seguendo il tuo bene supremo, eh? Vediamo qual è il destino da realizzare in questo mese. Wow! La morte! Una netta trasformazione col passato. Allora, il destino da realizzare quando tu riprendi l'ordine, la disciplina, il controllo sulla tua realtà 3D. Che significa controllo sulla realtà 3D? Io sono l'imperatore, io e soltanto io ho il potere sulla mia realtà. Questa è la mia vecchia realtà, quando succede qualcosa di catastrofico. Questa è la mia vecchia realtà. Guarda che magnifica distruzione sta compiendosi. E affermi qual è la tua nuova realtà. Qualsiasi cosa tu vuoi manifestare adesso, affermi quella come tua nuova realtà. Tipo, la mia nuova realtà è bla 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 bla, ok? Questa è la mia nuova realtà, punto e basta. Rispetto a vari ambiti e varie circostanze, può essere la chiusura di una relazione, può essere la chiusura di dinamiche relazionali dove c'era tua dipendenza, può essere sul lavoro il fatto che tu chiudi con un lavoro perché non è il tuo massimo bene,
O tu pure, oppure all'interno di un contesto lavorativo tu riprendi il controllo facendo uscire fuori delle cose che sono in virtù del tuo massimo bene. E qua tagli netto col passato. Qua ci sono anche della vincita di cause legali oppure un modo in cui tu vedi le cose rispetto a delle cause legali completamente nuovo che ti portano alla trasformazione tua e quindi anche a proiettare fuori una realtà diversa se non sono andate a buon fine delle cause legali, quindi alla tua vittoria con questo nuovo inizio. Mi spiego? Ok, in termini proprio di relazionali c'è una piena trasformazione tua e di una persona a cui stai pensando, se è il tuo caso. A livello, se non c'è nessuno, a livello amoroso, qua ci sarà una grande passione con qualcuno che ti porta, grazie all'attività sensuale, sessuale e passionale, ti porta a una netta trasformazione tua interna. Si riaccende la Kundalini e si aprono dentro di te i chakra rimasti stagnanti. E c'è proprio grazie alla passione qualcosa che ha a che fare con la tua nuova te, con il tuo nuovo te. Sei una persona nuova, una persona completamente diversa dal tuo passato, una persona che non ti saresti mai aspettata. Diversa dalle tue, dai tuoi ideali, diciamo, da quello. Non ti saresti mai aspettata questa persona qui. Sei una persona nuova. Ok, andiamoci a vedere adesso. Ce la mettiamo qua. Sull'amore. Vediamo un po' che cosa succede in amore per le mie ragazze, i miei ragazzi del Sagittario. Allora, andiamoci a vedere Sagittario. Vediamo un po'. Qua succede in amore per le mie ragazze, sia che tu abbia una persona, sia che non ci sia nessuno, una persona nella 3D, io sono nella quarta, vediamo un po' a cosa corrisponde questo nuovo inizio e questa netta trasformazione. Proprio tu chiudi con delle dipendenze qua, emotive soprattutto per alcune di voi. E farai uscire anche la tua creatività, perché il diavolo ci parla di creatività forte, senza dipendenze. Cioè metti fuori la creatività. O butti fuori a livello artistico quello che ti creava dipendenza, facendo fluire l'energia, mi spiego? Vediamo. Sagittario, vediamo. Allora, vediamo, tagliamo. Da dove veniamo? Dove andiamo? Ok, ragazze, qua tu ti allontani da una dipendenza emotiva. Ci abbiamo un 10 di spade qua, un 8 di coppe qui. Tu ti sei allontanata da un dolore molto forte, da una relazione che si è chiusa o da un tradimento, da qualcosa. Tu ti allontani in questo mese definitivamente da allontanamento emotivo, da una circostanza o da una relazione. Oppure ti allontani da comportamenti tuoi che non sono più funzionali al tuo massimo bene. Interessante qua. Andiamo a vedere situazione attuale. Energia al positivo, energia al negativo, passato, futuro, passato, futuro, chiusura dell'energia futura. E qua abbiamo un 8 di coppe. Ah, un 8. Tu ti allontani dopo tanto tempo. Magari sei stata condizionata per tanto tempo, sei stata legata a una relazione o a qualcosa, anche se non c'era questa persona, e tagli, recidi con la dipendenza emotiva. Sì, luna, sette di bastoni. Allora, qua c'è una situazione di sblocco che ha a che fare con lo sblocco della tua energia. Sì, con lo sblocco qua tu sei venuta o a sapere intuitivamente delle cose, ti hanno fatto riflettere e te ne vai via da una circostanza che non è più appagante per te, perché tu hai combattuto per la tua stabilità psicofisica. Ok. Vediamo, allora, vediamo qua, situazione attuale a livello amoroso. Abbiamo il Papa, forse te ne vai via da un matrimonio. O comunque sia, qua ti allontani da una dipendenza emotiva, da un matrimonio, da una relazione ufficiale. Oppure qua tu comunque sia, il Papa ci parla di te che stai guardando, sia di te che di un'altra persona, in cui tu prima di tutto hai integrato nuove credenze e vai a integrare nuove credenze. Queste nuove credenze hanno a che fare con la distruzione del vecchio e l'apertura al nuovo. Oppure tu ti allontani da situazioni e circostanze che non viaggiano alla tua frequenza perché non sono circostanze,
serie, diciamo, e vai incontro a una serietà. Tu vuoi la costruzione di qualcosa, vuoi la costruzione di qualcosa, ma anche qualcuno vuole la costruzione di qualcosa di importante. Può essere una persona che tu già conosci, una persona nuova, eh. Vediamo al positivo tuo che abbiamo. Al positivo la torre, non ci credo. Ragazze, qua avete una rivelazione che parla di qualcosa. O la distruzione di un matrimonio, o tua o di qualcuno. Cioè il crollo di quello che non sussiste più è a tuo favore la torre. A tuo favore la torre. Se non sbaglio anche all'ariete è uscito a favore la torre. Ok, allora qua... Alcune di voi hanno la giustizia per quanto riguarda il matrimonio, chiudono nettamente con questo, riprendendosi il controllo della vita, recidendo i legami affettivi rispetto a un matrimonio. Altri invece hanno la rivelazione che qualcuno si vuole impegnare. Vediamo al negativo un 4 di denari, una persona magari più materialista, una persona più legata alla materia, una persona che non si voleva esprimere, che si teneva tutto dentro. Vediamo che è successo nel passato. C'è stato un appeso, un'attesa, un mettere in pausa, il re di denari. Sì, ragazze, molti di voi hanno a che fare qua con la distruzione di un matrimonio, oppure una persona sposata che prende la decisione di tagliare con la situazione matrimoniale e avrete notizie a vostro favore. A vostro favore. Perché qua c'è un appeso con un re di denari, una persona che ha messo in pausa la situazione, ma allo stesso tempo, se è il tuo caso, da che era una persona più ritirata in se stessa, cambia la prospettiva rispetto alla relazione e si apre a te con una cosa shock. Tu ti sei allontanata qui? Sì, per molto tempo per alcune di voi. C'è stata, tu tagli, recidi la dipendenza emotiva. Vediamo che succede qua in amore. Ragazze, c'è un asso di coppe. Qua c'è o una stessa persona, o una stessa persona con cui, se tu la stai manifestando, questa qui. È una stessa persona, magari più legata alla materia, al lavoro, per il lavoro, per queste credenze sul lavoro, si era messo in pausa, aveva stoppato la situazione. Qua c'è un nuovo inizio con una persona, che sia questa o una nuova. È un asso di coppie, ciò vuol dire per un gruppo sostenuto di voi è un nuovo amore, un'opportunità d'amore che arriva, meravigliosa, che trabocca d'amore, va bene? Ed è una cosa sciocca all'improvviso. O si apre questo qua, oppure una persona nuova. Vediamo qua. Sì, allora qua c'è la temperanza, ragazze mie. Allora qua alcune di voi che vogliono la stessa persona, le vedo con una nuova opportunità, sì, c'è il rinnovo di una stessa relazione, la chiusura col vecchio e delle comunicazioni che non sono arrivate e che rimettono l'equilibrio. Ok. Voi passerete un momento idilliaco di pace e serenità emotiva, ve lo dico. Voi ve ne siete andate da questa situazione. Alcuni di voi c'è un ritorno, per altre no, è una persona nuova. Vediamo qua. Qua c'è un ritorno, per moltissime di voi c'è un 6 di coppe, una persona del passato oppure una nuova persona che è un'anima gemella, va bene? O anche una fiamma gemella. Qua c'è l'opportunità d'amore di rinnovare la connessione laddove c'è stata una crisi, risanarla. Il 6 di coppe ci parla proprio di una connessione meravigliosa che arriva a te proprio per darti un appagamento emotivo completamente nuovo. Ecco il nuovo inizio. Laddove stavi da sola, invece, qua c'è proprio l'opportunità con una persona che è la tua anima gemella. Ti volerai d'amore in questo mese. Volerai d'amore. Wow. A tuo favore c'è proprio questa. Se hai incontrato una fiamma gemella, eri in relazione, questa persona era sposata, l'opportunità d'amore è con te, va bene? Nuova. Questa è una cosa shock. Perché qua si è raggiunti una certa maturità anche con la saggezza, la luna. Qua molti di voi hanno preferito non aspettare proprio niente rispetto a cose che non conoscevano. Hanno avuto l'illuminazione di dover fare conti con se stesse. Fare una scoperta interna. La scoperta interna è stata quella di recidere ogni legame tossico, recidere e allontanarsi emotivamente da una connessione che non dava più i frutti. Ma per molte di voi c'è una cosa shock, proprio perché vi siete allontanate, avete fatto lavorare bene dentro voi stesse, boom. Ok? Andiamo a vedere l'asso di coppe. Per le mie ragazze e i miei ragazzi del Sagittario. Quest'asso di coppe di cosa ci parla? Di un 9 di bastoni. Ragazze, io vi vedo un po' titubanti per alcune di voi nell'accettare un nuovo amore oppure nel fare lo scanner alla persona quando vi viene a offrire questa nuova opportunità, se è la stessa.
Qua abbiamo un po' di resistenza col 9 di bastoni, perché o si è atteso tanto, 7 di denari, e si vuole vedere prima che tipo di opportunità nuova è con questa stessa persona. Oppure comunque sia, vi vedo lo stesso, il 9 di bastoni in questo caso si può leggere anche come colei o colui che combatte per questa nuova opportunità. Una persona anche che vuole combattere per una nuova opportunità, per veder crescere dei frutti insieme, va bene? Questa temperanza di cosa ci parla? Questa temperanza di cosa ci parla? Del giudizio, ragazzi, per molti è un ritorno. Per molte è un ritorno, c'è la decisione di guarire delle ferite che ci sono state, oppure la decisione di stare bene in armonia e in equilibrio. Giudizio. Qua c'è la regina di bastoni, tu mi sei entrata completamente nel potere tuo, anche se sei uomo, eh? Mi sei entrata completamente nel potere e prendi le decisioni funzionali all'equilibrio, per te stessa, di conseguenza le vai a proiettare all'esterno. C'è anche qua una persona che ti vede completamente nel tuo potere e prende la decisione di equilibrare le cose. Qualsiasi sia la tua scelta, è quella la scelta che quella persona farà nei tuoi confronti. Il 6 di coppe di cosa ci parla? 6 di coppe? Sì, la stella, wow! Ragazzi, qua ha realizzato un sogno, o con una persona del passato, o con una vostra anima gemella, o con una fiamma gemella. Vi vedo un po' titubanti qua all'inizio, ma allo stesso tempo perseveranti nel realizzare questa armonia. Qua realizzate un sogno, la stella. Laddove col 5 dei denari vi siete sentite abbandonate, recuperate pienamente l'autostima. Qua si realizza un sogno, questa connessione è guidata da altre vite. Se una persona nuova è una persona del destino, si realizza un sogno che tu nemmeno ti immagini, perché è proprio una persona mandata dal destino, che avete avuto a che fare già in altre vite. Wow, ragazzi, è meraviglioso! Complimenti! Guarda, vi metto adesso, voglio vedere cosa dicono i Rider White come carta di chiusura. Cosa ci dicono i Rider White come carta conclusiva? Come carta conclusiva? Oppure, sì, l'abbiamo detto, questa persona poteva avere anche un'altra famiglia, no? Va bene. Se è il tuo caso, se non è il tuo caso non fa niente. Allora, andiamo a vedere i Rider White, carta conclusiva per favore. Regina di coppe, sì ragazze mie, questa persona è innamorata totalmente di voi. Qua voi avete raggiunto una maturità spirituale ed emotiva che forse non avete raggiunto in altre incarnazioni. Qua c'è una regina di coppe, ciò vuol dire tutto ciò a cui stai vibrando, tu stai attirando. All'interno le tue emozioni sono perfettamente allineate ai tuoi ideali e al tuo cuore. E qua arriva una persona che ti ama. Regina di coppe, conclusione, meraviglioso, una persona che veramente ti ama. Due di coppe, mamma mia ragazze mie. Arriva l'amore, ragazze, arriva l'amore. Mamma mia, meraviglioso. Non so se con la stessa persona o con una persona nuova, ragazze. Per ognuna di voi è diverso. Abbiamo detto che c'è un ritorno qui, oppure un ritorno del passato di altre vite. Ragazze, è meravigliosa questa stesa. Complimenti veramente. Complimenti veramente. Ok, io adesso voglio andare a mettere queste. Cosa arriva alle mie ragazze e come si devono anche comportare in amore come anche nel lavoro? Vediamo un po'. È possibile, ragazze, che qua c'è anche, se aspettavate vostro marito, la riconciliazione per i figli. E si passa a una nuova situazione, magari c'è anche la possibilità di tornare insieme, da che si è tenuto tutto dentro, eh? Magari ci sono delle cause legali, qualcosa, vi riappacificate qua in amore col marito. Vediamo qui. Allora, cosa arriva alle mie ragazze? Tre carte in sequenza. Sì, la pace vi arriva, ragazze mie, eh? Meraviglioso. Ancora pace, poi... Allora, buttate via tutto ciò che non è per voi, va bene? Che possono essere comportamenti, persone, situazioni. Ricordiamo che qua in amore è qualcosa di straordinario. Tutto ciò che non è per voi viene reciso. Attaccamenti, tutto ciò che ha a che fare con un sistema egregorico di dipendenze, va bene? Ok, la pace vi porta a recidere tutto ciò che non è per voi. La pace e l'equilibrio raggiunto. Ancora... Ancora, magari non è anche una persona che viene a dire che con voi vuole la pace, non è per voi stare in disequilibrio, va bene? Questi nuovi inizi, è proprio un nuovo inizio rispetto al passato. Allora, un'altra carta, sì, e vi viene offerto un aiuto. L'aiuto.
Mi viene offerto un aiuto. Allora, qua messaggio una bottiglia, ci dicono che ci sono comunicazioni in arrivo che parlano di una pace raggiunta, di recidere col passato tutto ciò che non fa per voi, e vi arriva un aiuto da parte di qualcuno, che sia una persona specifica che riporta la pace, l'armonia. Fatto sta che vi arriva un aiuto e un messaggio che attendevate da tempo, qualcosa che attendevate da tempo. A livello anche lavorativo queste tre carte mi dicono: e voi riportate la pace dentro voi stesse, recidete con gli attaccamenti, voi iniziate un nuovo ciclo di vita a livello lavorativo che parla di quello che vi fa veramente piacere a voi, e ricevete un aiuto in tal senso, magari con un messaggio, un'email, qualcosa che aspettavate da tempo. Ok, complimenti, è veramente un regalo straordinario in questo mese di dicembre, meraviglioso. Realizzate questo sogno, wow, sogno d'amore bellissimo. Ci mettiamo adesso la carta della Dea. Ancora cosa arriva alle mie ragazze? Come adempiere al massimo successo in questo mese? Sagittario e ai miei ragazzi, sole ascendente. Sagittario, sole ascendente. Ragazze mie, guarda, allora, una delle carte più belle del mazzo. Ti arriva la certezza. La certezza, numero 10, corrispondente anche all'arcano della ruota, una fortuna che gira a tuo favore, la certezza di veder nascere quello a cui stai pensando. Stai pensando a un progetto lavorativo, stai pensando a un amore, una persona specifica, una relazione, la certezza avrai con questo nuovo inizio, va bene? È una stesa meravigliosa. Ti metto soltanto un'altra carta qui. La certezza su cui hai lavorato, va bene? Un'altra carta dello sciamano. Vediamo un po'. Come andare incontro al potenziale delle carte, ancora di più. Come andare incontro al potenziale delle carte, per favore. Ragazze mie, guardate il cielo, esprimete i vostri desideri e lasciate fare tutto l'universo. Il cuore del cielo. Tutti i tuoi desideri sono stati già ascoltati. Io non chiedo altro. Ti metto soltanto una carta su quella morte. La trasformazione di cosa, le mie ragazze e i miei ragazzi, grazie a questo nuovo inizio? La trasformazione del mentale. La trasformazione del mentale, va bene? Trasformazione del mentale, la mente e l'ego vengono azzerati. A favore di cosa? Consiglio spirituale degli Osho Zen. A favore di tutto ciò che era la miseria per voi, ragazze. La mente vi ha portato sempre nella miseria. Cioè la miseria, cioè, avete capito? Qua c'è proprio una persona avara anche, avara che può essere anche quest'altra persona che è stata conflittuale con la propria mente e quindi ha provocato anche questo. Trasformazione di tutto questo, ancora, trasformazione di cosa? Voi raggiungete la maturità, i frutti sono maturi, lasciate andare anche delle persone che vi hanno dato la miseria. Qua c'è, tu hai la maturità giusta, questo è il consiglio proprio spirituale, per allontanare i tuoi conflitti mentali dalla miseria e anche abbandonare quelle circostanze che ti hanno fatto vivere nella miseria, perché tu dovevi andare incontro ai tuoi sogni, ai tuoi obiettivi, nuovi inizi che riguardano la tua maturità. Cioè, i frutti sono maturi finalmente per poter prendere decisioni funzionali alla tua vera essenza, alla tua felicità. La certezza, ricordiamo. Ti allontani proprio dalle circostanze che ti hanno dato miseria, è meraviglioso, wow. Ragazze mie, è una stesa stupenda, io non chiederei altro, perché è veramente una stesa meravigliosa. In questo mese nuovi inizi in tutti i campi, a livello anche lavorativo abbiamo la certezza di aiuti che ti arrivano in funzione di quello che tu vuoi andare a fare nella tua vita veramente, hai la maturità giusta per arrivare a questa piena trasformazione, non stare nella miseria, non ci si può... accontentare quando siamo delle divinità incarnate, mi spiego? Qua raggiungi la maturità che è anche un nome di denari, o meglio successi lavorativi che sono equiparabili al tuo benestare, va bene? Ok, riprendendoti il controllo della vita, recidiamo questi attaccamenti, la paura, il possesso, e andiamo incontro verso questo meraviglioso 2023 che ci vuole salde, stabili nel nostro potere, ok? Meraviglioso, quindi ragazze mie e ragazzi, io vi abbraccio profondamente, continuiamo i nostri percorsi spirituali settimanalmente tutti insieme, e noi ci vediamo alla prossima, e come sempre, che Dio vi benedica!